Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in cui parlo di abitudini, produttività e crescita personale. Io sono Alberto Bordoni e quest'oggi vi spiegherò un modo molto efficace per migliorare la vostra velocità di scrittura al computer. Quando si parla di produttività, un aspetto molto importante non è soltanto saper gestire al meglio il nostro tempo, ma anche capire come ottimizzare tutte le fasi che ci permetteranno di arrivare al risultato finale. Come sappiamo ormai sempre di più, il nostro tempo, quando studiamo, quando lavoriamo, lo passiamo davanti al computer. Diventa quindi importante migliorare le nostre abilità e velocità di scrittura per ottimizzare il tempo che dedichiamo e concentrarci meno su quello che stiamo scrivendo e di più sui nostri pensieri. Migliorerà così la nostra creatività, la nostra attenzione e anche il nostro focus. In questo video vi spiegherò i benefici derivanti da una scrittura veloce al computer e vi darò 5 pratici consigli per migliorarvi in poco tempo. Una cosa su cui fin da quando ero piccolo mi sono un po' inconsciamente appassionato a voler migliorare è stata proprio la mia velocità di scrittura al computer, quasi fosse una sfida personale. Quest'oggi sono riuscito ad arrivare a scrivere quasi 100 parole al minuto in media. Dovete considerare che la media delle persone si aggira intorno ai 45 parole per minuto, mentre, secondo le fonti che dicono Wikipedia e Google, per essere un dattilografo professionista si arriva intorno alle 80 parole per minuto. Quindi sono molto soddisfatto del risultato che sto ottenendo, anche se ci sono persone che arrivano anche a 150 o 160 parole per minuto, un obiettivo che spero prima o poi di riuscire a raggiungere. Suggerimento numero 1. Fare pratica. Sì, può sembrare strano, ma fare pratica è l'elemento fondamentale, bisogna sempre esercitarci. Un sito che per questo vi consiglio è 10 Fast Finger, vi lascio tutti comunque i link in descrizione. È un sito davvero molto basic che ci permette però di fare dei test di scrittura in tutte le lingue, tra cui ovviamente anche l'italiano, di un minuto. Infatti ci verranno proposte le 200 parole più comuni di una determinata lingua e in 60 secondi dovremo riuscire a replicare il testo proposto. Alla fine del test il sito ci riuscirà a dire quante parole abbiamo scritto in un minuto, ma attenzione, perché giustamente il sito considera anche gli errori di battitura. Infatti, la vostra media verrà ridotta se inizierete a sbagliare tante parole o troppi caratteri. Suggerimento numero 2. Fare pratica su KBR. Anche questo sempre link in descrizione. È un sito differente rispetto a Fast Finger perché non ci permette di fare dei test sfida, ma ci consente di provare tutte quelle serie di combinazioni tra le varie lettere che ci propongono anche parole che non esisterebbero nella vita reale, ma che potrebbero in qualche modo aiutarci a migliorare il modo di gestire le nostre dita sulla tastiera. Ci saranno infatti magari delle combinazioni in cui siamo più carenti rispetto ad altre e grazie proprio a questo sito qua riusciremo a migliorare il modo in cui gestire le dita sui vari tasti. Suggerimento numero 3. Imparare degli shortcode. Imparare a fare delle scorciatoie da tastiera ci potrà aiutare notevolmente a distaccarci dall'utilizzo del mouse e aiutarci sempre di più a stare concentrati sulla nostra tastiera. Sono tutte cose un po' più tecniche. In caso, se volete, vi lascio qui in descrizione una lista di quelli principali da poter apprendere. Vi assicuro che prendendo di dimestichezza con queste scorciatoie da tastiera, col tempo vedrete degli notevoli miglioramenti nel modo in cui vi approcciate allo schermo e nella riduzione dei tempi di scrittura. Suggerimento numero 4. Importante quando scriviamo sul nostro computer è non guardare la tastiera. Dobbiamo imparare infatti a alzare la nostra testa e guardare il monitor. Concentrarci infatti sulle dita che scorrono sui tasti ci distrarrà soltanto da quello che stiamo scrivendo e non ci permetterà comunque di avere una chiara visione del testo scritto, mentre invece guardare lo schermo e avere una chiara comprensione di dove saranno i nostri tasti sulla tastiera ci aiuterà a migliorare la nostra velocità. Suggerimento numero 5. E infine, l'ultimo, che può sembrare quasi banale, è avere la corretta posizione delle dita sulla tastiera. Molto spesso le persone tendono ad alzare notevolmente la mano quando digitano sulla tastiera o a spostare le mani per cercare delle lettere un po' più lontane. Ritornare invece sempre alla posizione neutra in cui le dita dovrebbero stare inizialmente ci aiuterà a raggiungere tutti quanti i tasti e anche le combinazioni un po' più complesse. E infine ragazzi, ricordatevi che l'ingrediente fondamentale per migliorarvi nella scrittura è che dovete prenderlo come un divertimento, come una sfida. Sfidate qualche amico, cercate di migliorarvi nella velocità di scrittura di parole per minuto, oppure sfidate anche me. Fatemi sapere nei commenti a quante parole al minuto siete riusciti ad arrivare e anche con che grado di errore siete riusciti ad arrivarvi. Vediamo se qualcuno riesce a battermi. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che questi 5 consigli per migliorare le vostre abilità di scrittura al computer vi torneranno utili. Vi ricordo che tutti quanti i link che ho menzionato nel video quest'oggi li trovate nella descrizione. Iscrivetevi al canale se volete vedere altri contenuti che come questo vi aiuteranno a migliorare in tutti i vostri aspetti la vostra produttività. Attivate la campanella, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.